American Destroyer, ragazzi, è finita. Che fa? Ha rialzato, che vuoi fare? No, no. Sbagliando tutto, stai sbagliando. Attenzione. Bene, in vantaggio ora. Lo prende. Ma fa un Wislam. Oh, attenzione, incredibile botta. Lo rialza. Chokeslam. Chokeslam? Eh sì. Chokeslam. Andrea, temo che sia finita qua. Eh sì, davvero. Lo guarda, è la fine. È la fine. Oh, attenzione. No, questa non mi aspettavo, pensavo Thompson. No, no. È sghetto, lo sapevo, l'avevo visto Bernie. Attenzione. Thompson non è andato a segno. Attenzione. Non resiste Steph Andrew, è veramente al limite. Forse resiste, forse resiste, forse resiste. Ma la forza, la pressione è troppa. Eccede. Mantiene il titolo Bernie. Bernie, e ancora una volta. O meglio, difende il suo titolo di campione WWF. Prova a stronzare qui Steph Andrew, chi voleva vincere qua. Dopo la seconda American Destroyer era... Assolutamente. L'ha rialzato qui, ha fatto una cazzata. Incredibile prestazione, sì. Incredibile. Forse voleva diventare un Thompson lui. Eh sì, ho pensato anch'io, stessa cosa. Invece qui si è fatto pregare. DDT. Mamma mia, però, Hellsgate, ancora una volta, guarda, qui l'immagine storica di uno Steph Andrew costretto a cedere, sì, sotto la presa del diavolo. È esistito a lungo, che diremo sì. Forse incredibile. Beh, con queste immagini direi veramente tutto per Elina Stella. Eh sì, 2020 l'appuntamento era senz'altro da Manuel Pironi e Andrea Cesta.